Guardate un po' che bella visione che abbiamo. Ne sparano pure insieme, ragazzi, guardate che bello. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora alla recensione, alla rubrica nuova creata Sfruttiamo il libro o utilizziamo il libro. Quest'oggi faremo il cannone a doppio colpo, che sarebbe questo. Allora, vediamo un po' una panoramica, l'ho fatto in ossidiana per piccoli incidenti successi prima. Allora, c'è due pulsanti, uno per cannone normale, che va normalmente come cannone, spara. E questo è un cannone normale automatico. L'altro pulsante invece fa questo. Continuo. E qua ci sono 35.000 TNT. Per stopparlo basta premere di nuovo qua. E vabbè, ancora un po' di colpi e poi si stopperà. E praticamente va tipo qua c'è un clock, vedete, che continua a dare impulso, che deve continuare a dare cose. L'ho sempre preso dal libro. Solo che dal libro non c'era la leva, c'era solo il pulsante, praticamente non riuscivo a stopparlo, dunque ho aggiunto la leva in modo da poterlo stoppare. Allora, vediamo come si costruisce. Allora, iniziamo a fare un coso così. 2 e 2. Poi mettiamo un terzo, o di qua o di qua, scegliete voi. E lasciamo l'altro libro. Poi ci serve un cancelletto, cioè non un cancelletto, una recinzione, la mettiamo così. E una pedana a pressione di legno, o come volete. Così. Poi prendiamo un dispenser e lo mettiamo così. Proprio è tipo un cannone però rialzato. Potevamo farlo anche per più basso, tipo scavavamo e mettavamo quello lì, però per farvi capire meglio si fa così. Adesso possiamo scegliere noi se farlo di qua o di qua, lì l'ho fatto di qua, quindi lo facciamo di qua. Facciamo una striscia lunga quanto volete, lo faccio di 4 blocchi, una striscia che è praticamente dove ci andrà l'acqua. E poi dalla parte opposta dove si trova questo mettiamo gli altri 4 dispenser. Quindi dalla parte opposta del dispenser dove spara la TNT, che verrà sparata la munizione, ci mettiamo il propellente, credo si chiami così. E dall'altra parte ricopriamo con i blocchi normali. Ok, la prima parte è completa. Adesso facciamo un quadrato 3x3. Così. E lasciamo un angolino libero. Qua ci mettiamo un blocco nell'angolino libero e un pistone. Così. E qua ce lo copriamo il pistone. Ok, la struttura base è pronta. È questa qua la struttura base più o meno. E poi riempiamo di pietra rossa sopra, per chi non lo sapesse bisogna premere shift altrimenti si apre. Adesso praticamente dobbiamo inserire il nostro clock, dunque muniamoci di ripetitore tutti al massimo per permettere un maggiore gittata, come si dice, alla TNT. E questo è il nostro clock. Qua adesso riempiamo tutti quanti di altri ripetitori settati al massimo e buon, il nostro cannone è completo. Ora prendiamo l'acqua e abbiamo finito, ragazzi. E ovviamente il bottone, che va su, potete metterlo dove volete, però deve stare sul ripetitore, cioè sul dispenser. E poi una leva se la volete mettere, perché sennò non lo stoppate più. Cioè si può stoppare, però dovete trovare il momento giusto, quindi è meglio usare la leva, che è più semplice e più veloce. Mi raccomando, seguite bene questa cosa, mi raccomando, mettete tutta la TNT uguale in ogni dispenser, altrimenti vi esplode alla fine. Se per caso non lo spegnete, alla fine esplode, perché questi qua continuano, finiscono prima questi qua e questo qua poi ne butta fuori uno, ad esempio se ce ne sono di più qua, questo ne butta fuori uno e qua non viene sparato, esplode tutto, ragazzi, per questo usate l'ossidiana anche per sicurezza. Dunque il nostro sistema è completo, quando noi premeremo il pulsante vedete che dà un insieme di pulso qua, di pulsi. Guarda, adesso vi faccio vedere se riesco a stopparlo, basta premere questo mentre in alto, no, mentre in basso credo, ecco, così. Mentre in basso, in modo che quando qua arriva il ripetitore non deve toccare il blocco quando arriva la... Guardate, allora. Vedete il ripetitore che è collegato a questo qua, che dà l'impulso. Quando arrivano dobbiamo alzare in modo che non arrivi più il segnale. Però non, adesso non ce l'ho neanche fatta. Dunque premiamo la leva e si stoppa tutto.
Ok, dunque ora ci manca che prendere... io vi consiglio di mettere 4-5 stack in modo da essere completi. Ovviamente dopo aver tirato la leva la potete anche togliere giù. Dunque, ricapitolando, volete usare un cannone normale? Premete la leva e ve lo utilizzerà come cannone normalissimo. Volete utilizzare il super cannone? Perché se fate il conto, qui il clock continuerà ad andare, qui arriveranno molto più velocemente di qua. Qua ne lancia una, qua invece ne arriveranno tipo 12 TNT che sparano una. Quindi volete usare un normale cannone automatico, premete questo. Volete usare un super cannone automatico a raffica, premete questo. Ed ecco che iniziano a partire le TNT, vedete quante ne metto? 4, 8, 12 sono. 12, guardate quanto le spara lontano, le spara veramente lontanissimo. Guardate, il mio record è stato là, guardate come le fa lontane. Perché sono ovviamente, può anche cannare qualche volta. Ora dobbiamo essere fortunati quando arrivano alla fine. Sì, adesso ora che arrivano alla fine è un casino, però per sicurezza vi ho detto di metterle tutte uguali. Stoppiamo premendo la leva, ci vorrà ancora un po' e poi si stopperanno. Perfetto. Una volta stoppato riprendiamo la leva. E boom. Dunque, questo qua è un 2 in 1 tipo. Cannone normale più cannone raffica. Veramente molto bello, ragazzi. Sempre guardato dal libro che c'era scritta questa cosa, però ho aggiunto solo la leva per sicurezza in modo da riuscire a spegnerlo in modo perfetto. Ovviamente c'è un altro modo tipo collegare il clock del precedente coso a raffica in modo che lo potete spegnere quando volete, ma non so se funziona. Io per farlo in modo compatto ho utilizzato questo. Ok, dunque il video finisce qui oggi. È bella questa cosa, vedete qua. Qua, quante ne ho? 34 tipo. Qua li possiamo far partire anche tutti. Ah sì, questo qua è di qua, questo qua è di là. Li facciamo partire tutte e due insieme perché siamo Genzi noi. Guardate un po' che bella visione che abbiamo. Ne sparano pure insieme, ragazzi, guardate che bello. E con questa visuale dei cannoni che saltano in aria, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ah, volevo anche aggiornarvi sulla mia pagina Facebook, che sto pubblicando più o meno le cose se quel giorno farò video o se non li farò. Infatti ieri non ho fatto video perché decido di prendere domenica, come tipo si può dire che ero stanco a non fare niente. Quindi seguite la pagina Facebook di Gaming Alex 3000, la mia praticamente, e lasciate un mi piace ai video e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Vabbè, non lo dirò più, ciao. Ok, ora le frecce saranno infuocate. Testiamo? 3, 2, 1, via. Guardate. Sono veramente velocissime, ragazzi.